sotto lo sguardo e il sorriso di Davide Astori, 11 campioni e con la maglia bianconera sono entrati sul terreno di gioco di Wembley per proseguire l'avventura nell'Europa dei grandi. E buonasera, buonasera gentile ascoltatore dal Wembley Stadium di Londra, buonasera da Francesco Repice, pronto a raccontarvi l'ottavo di finale di ritorno della Coppa dei Campioni. Gran palla di Kane in aria, Eriksen, Murato, poi arriva ancora il cross in mezzo, Son, la rete. La rete del Tottenham, esattamente al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Wembley. E adesso arriva il pallone in mezzo, il colpo di testa di Khedira e poi Higuain! Ha segnato la Juventus! Esattamente al minuto 19esimo nel corso del secondo tempo, eccolo il Pipita col suo esterno destro da rapinatore a toccare quella traiettoria imparabile alle spalle di Lloris. Siamo 1-1, quel gol è arrivato. Ora gentile ascoltatore, adesso la Juventus può fare di tutto. In verticale per Gonzalo Higuain, si deve girare, riesce a mettere in movimento, attenzione, è solo, Dybala, Paulino Dybala, ha segnato la Juventus, è passato in vantaggio la Juventus, ha segnato Paulo Dybala. L'idea di profondità della Gioia, è entrato in area di rigore, ha guardato il portiere, col piattone sinistro l'ha fulminato. La Juventus in pochi minuti ha ribaltato la situazione, ora conduce 2-1. La Juventus, gentile ascoltatore, è una squadra incredibile. Manca una vita alla fine di questa partita. Ma la Juve, come al solito, come dicono i suoi tifosi, non c'è niente da fare. Questa è una squadra che non molla mai.